Sarebbe servito ben più di un campo da basket, quello dell'oratorio dove Ronne Bettoni amava giocare, per contenere l'oceano di folle di amore trasmesso da tutta Bozzolo per il 25enne morto in un incidente in montagna sabato mattina a Fai della Paganella. La bara portata a spalle in religioso silenzio dalla piazza all'oratorio, con sopra il simbolo degli scout dei quali Ronne era capo. L'adunanza silenziosa tra le immagini di un giovane Ronne in oratorio e sotto l'arco che sorregge la croce, dove ogni bastone aiuta l'altro a stare in piedi, intreccio simbolico preparato da Proloco e gruppo scout nei giorni scorsi, l'arrivo composto sulle parole del parroco Don Luigi Pisani, che ha concelebrato la messa col vescovo di Cremona Antonio Napoleoni e col vicario Don Nicola Premoli, assieme a molti altri sacerdoti presenti. Raccogliamo le briciole, come nella lettura del Vangelo, che Ronne ci ha lasciato, ha esortato il vescovo, spingendo a una ripartenza nel segno del sorriso del 25enne, senza prendersela con la montagna, con Dio, con il destino. Perché lui in qualche modo ce l'aveva già fatto capire, che la vita non gli sarebbe bastata, aperto a tutti gli amori, gli affetti, i legami. Intuiva che lui era solo un cameriere. Diceva Don Luigi che questo Vangelo lui gli piaceva perché si identificava con questi discepoli che distribuiscono il pane e i pesci alla moltitudine. Stretti alla famiglia, al papà Gabriele, alla mamma Elisabetta, al fratello Ruben, alla fidanzata Giulia, c'erano 5 sindaci, oltre che di Bozzolo e di Rivarolo Mantovano, anche di Rivarolo del Re, Sabbioneta e Tornata, il mondo dell'SST di Mantova, per il quale il papà di Ronne lavora, quello militare e tanti altri. Tante età anche, a conferma di un bene che si è fatto conoscere da più generazioni. Prima della sempre commovente esecuzione di Signore delle Cime e del canto scout finale, prima dell'applauso conclusivo quando l'assemblea si è sciolta, hanno preso la parola un capo scout che ha cresciuto a Ronne, la fidanzata Giulia e un amico che ha ricordato un motto di Ronne. Occuparsi anziché preoccuparsi. Non esiste buono o cattivo tempo, ma solo buono o cattivo equipaggiamento. Amavi ripetere, riprendendo un famoso motto scout, oggi per noi il cielo è buio, pesante, e il tempo è cattivo. E allora vorrà dire che ci equipaggeremo per bene.